Ciao ragazzi, breve video per parlarvi di questo vetro, diciamo, per cellulari e vedere come si va ad applicare. Il mio kit è dell'Eyewaller, ma ovviamente diciamo, può essere utilizzato anche un kit di altri produttori, in quanto fondamentalmente sono tutti molto simili. Questo è molto carino, in quanto arriva, vedete, in una confezione cartonata ben fatta. Si va a tagliare qui e questo qui è il contenuto del kit. Qui ci sono le varie istruzioni in inglese, ma diciamo è molto semplice. E questi sono, diciamo, gli strumenti che andremo ad utilizzare. Quindi abbiamo due panni di pulizia, uno bagnato e due asciutto. Quindi passeremo prima quello bagnato per rimuovere grasso, eccetera, e poi quello asciutto per pulire perfetto, diciamo, dopo aver passato questo e asciugare. Abbiamo poi due, diciamo, sticker lunghi che vanno applicati sul vetro e serviranno, diciamo, per metterlo in opera senza appoggiare sopra le dita, questi qui che vedete lunghi. Mentre quest'altro è praticamente un adesivo fatto apposta per non lasciare residui e per andare a togliere eventuali pelucchi che possano essere rimasti sul vetro originale del display. Questo invece è la pellicola in vetro temperato, diciamo, eccola qui. Come potete vedere è estremamente sottile ed è dotata ovviamente di vetro, cioè diciamo di elemento da andare a rimuovere, quindi una pellicola protettiva solamente nel lato della colla, ovviamente, visto che questo sarà il lato poi che andrà ad essere quello esterno che noi andremo a toccare per il touch. Io ho già precedentemente rimosso la precedente pellicola che avevo e ho già dato una pulita in generale diciamo, al mio telefono, questo è un LG G3. Andiamo ad aprire subito il kit, così partiamo con la pulizia vera e propria. Per prima cosa dovete sgrassare per bene le mani, quindi lavarle con sapone, asciugarle per bene in modo da non avere elementi che possano andare a lasciare impronte sul telefono. Ok, andiamo ad aprire il pannetto. Eccolo qui, questo è il primo panno. Come potete vedere è una piccolina, una pezzetta di piccole dimensioni fatta in, diciamo, in tessuto non tessuto, imbevuto di liquido, ed è un materiale fatto apposta per non lasciare pelucchi. Come potete vedere è bello bagnato. E serve appunto per andare a, diciamo, lavare e sgrassare per bene tutto quanto il display. Ecco fatto, abbiamo dato una bella lavata, come potete vedere si vede l'acqua che è rimasta sul display. Andate ad insistere soprattutto sui bordi in modo da andarli a pulire per bene, anche perché sono i punti dove è più importante che la pellicola vada ad aderire in modo, diciamo, concreto, perché sono i punti appunto che possano andarsi a staccare poi nel tempo. Ok, fatta questa prima operazione, andiamo a prendere il secondo pannetto asciutto. Quindi vedete il numero 2 di questo kit. E abbiamo una pezzetta che praticamente fondamentalmente è simile alla precedente, però ovviamente asciutta, quindi servirà per andare bene ad asciugare i residui della prima. Ecco qui. Asciugate per bene fino a che praticamente non evapora completamente diciamo, la sostanza di cui era intriso il primo pannetto, in modo da rimuovere assolutamente tutta la parte umida che altrimenti andrebbe a dare problemi nell'installazione poi del display, del vetro, insomma. Ecco fatto. E già così, insomma, si vede che il display è perfettamente pulito. Vado a vedere, vi mettete in controluce e andate a vedere, diciamo, molto attentamente se sono rimasti dei residui. E andiamo a vedere qui, per esempio, che nel mio caso è ancora un po' sporco, quindi vado a ripassare prima la pezzetta bagnata e poi quella asciutta, per andare a rimuovere anche quel poco di sporco che era ancora rimasto. Diciamo che ovviamente conviene utilizzare appunto queste pezzette del kit perché non rilasciano assolutamente pelucchi, mentre se andate ad utilizzare uno Scottex, carta igienica o qualcosa del genere, ovviamente lascerete molti pelucchi, che sono quelli che poi fanno fare le bollicine al vetro. E diciamo, essendoci poi una parte diciamo solida sottostante, sono delle bollicine che non si possono togliere, mentre le bollicine di solaria possono essere diciamo portate all'esterno e rimosse, le bolle invece fatte con un pezzo di polvere sotto purtroppo non sono rimovibili. A questo punto, già che ci sono, vado prima a mettere questi sticker sul mio display. Quindi prendo gli adesivi questi lunghi. Ok, non è particolarmente facile staccarli a quanto pare. Ecco qua, finalmente ce l'ho fatto, ci ho messo un quarto d'ora però. E questi li vado a mettere praticamente sulla parte superiore del display, in modo che serviranno per permettermi di reggere il display senza andarci a mettere le mani sopra. Una e due.
Ripeto la stessa operazione. Eccolo qui. Così facendo, vedete, ho questi due elementi dove posso andare ad attaccare le mie dita e mi serviranno per posizionare il vetro senza andare a, diciamo, a mettere le dita sulla parte sotto che dopo tolta la pellicola sarà adesiva. Quindi questo vetro adesso è pronto. Non mi resta che andare a togliere i piccoli residui di polvere che sono ancora presenti sul mio display. Quindi per questo motivo vi consiglio vivamente di fare questa operazione solamente in un ambiente molto luminoso, magari con una lampada da scrivania molto forte accesa vicina, in modo da vedere eventuali residui di polvere che sono rimasti sul display. Ecco qui, questo tamponcino va passato, diciamo, sul display per togliere appunto i residui di polvere ancora presenti. È un adesivo che non lascia residui ed è pensato appositamente per questo scopo. Guardate più volte il telefono in modo da essere sicuri che non sia rimasta assolutamente nessuna particella di fibra, di tessuto e così via, o di sporco. Perché appunto sono quelle che poi faranno le bollicine d'aria che sono la parte più brutta della pellicola. Ok, a questo punto potete vedere che c'erano delle imperfezioni e sono soddisfatto perché il display sembra assolutamente pulito. Vado quindi a prendere il vetro vero e proprio e vado a togliere la pellicolina protettiva in modo da scoprire la colla. A questo punto vado a prendere il display per le due alette che ho preparato e lo vado ad adagiare al display facendo in modo da farlo combaciare sui punti principali, quindi soprattutto al microfono, alle telecamere. Eccoci qui. A questo punto praticamente la pellicola tenderà ad attaccarsi praticamente in maniera automatica. Voi dovete fare solamente in modo che vada ad aderire in maniera perfetta, senza lasciare bollicine o altro, e facendo in modo che i bordi vadano, diciamo, a combaciare con, diciamo, l'elemento. Vedete, nel mio caso c'era il forellino per la telecamera e il forellino per la cassa. Devo fare in modo appunto che questi elementi caschino nel punto giusto del display. Ecco fatto, posso adesso rimuovere lo sticker e l'operazione è completata. Vado a dare una pulita eventualmente col pannetto, a questo punto vado ad utilizzare quello suo in dotazione, già che ci siamo. Così avremo il display perfettamente applicato. Se vi si dovessero fare delle bollicine, è possibile rimuoverle piuttosto facilmente. Quindi il vantaggio del vetro è proprio questo, che rispetto a una pellicola è molto più semplice andare ad eliminare eventuali macchie o imperfezioni. Volendo è facilmente rimovibile, quindi nel caso in cui abbiate messo male il display è possibile anche staccarlo e riapplicarlo, anche se non è sempre il massimo questa soluzione perché è facile poi che vengano ad attaccarsi imperfezioni eccetera. Come potete vedere nel mio caso non ci sono bollicine, quindi sono più che soddisfatto da questa applicazione. Bene, penso di avervi detto tutto. Come potete vedere il display, il vetro è estremamente sottile, quindi non dà assolutamente fastidio ed è aderito perfettamente sul bordo del telefono. In più è leggermente più piccolo del display, in modo che un eventuale cover non vada, diciamo, a sbattere contro il vetrino perché altrimenti lo andrebbe a spiccicare. Bene, io sono soddisfatto del risultato e penso che con questo video abbiate capito più o meno come si va ad applicare questo tipo di pellicole protettive. Spero di esservi stato utile, grazie alla prossima, un saluto da Mariano.